Buongiorno a tutti, con molto piacere siamo qui oggi a presentarvi la collezione autunno-inverno 21-22 di TFL. È nostro estremo piacere potervi ricevere e rubarvi soltanto 10 minuti per potervi mostrare tutte le nostre novità che ci auguriamo possiate utilizzare all'interno delle vostre collezioni. Al fine di essere più chiaro nella esposizione della collezione stessa, abbiamo diviso il nostro progetto in 6 argomenti totalmente differenti. Il primo argomento lo abbiamo intitolato Digital Interiors e introduce il tema delle conce alternative. La concia alternativa per la multinazionale TFL vuol dire partire da una conciatura a base di glutaraldeide e sempre proseguendo con riconcianti a base di polimeri, poter ottenere delle pelli trasparenti dal punto di vista dell'immagine, molto rotonde a livello di mano e di tatto, ma soprattutto grazie a un finishing di copertura che non va ad assolutamente incrostare il fiore, mantenere un aspetto molto scarico nel pellame. Le conce alternative sono molteplici. Certamente la glutaraldeide è l'argomento top che TFL desidera continuamente proporre, data la sua esperienza più che ventennale nel mondo dell'automotive. Sempre legato al mondo delle conce alternative, ma soprattutto al mondo della sostenibilità, la TFL, in questo caso con l'articolo Kyoto, desidera proporre la filosofia del Microtech. La filosofia di Microtech parte dal concetto che la rifinizione passa da un ambiente liquido a un ambiente solido, ragione per cui il cliente d'ora in poi potrebbe anche decidere, in base alle sue scelte aziendali, di poter comprare un finishing direttamente su carta. Questo cosa vuol dire e come impatta dal punto di vista del progetto delle tematiche ambientali? La motivazione di tutto questo mia introduzione sta sul fatto che abbiamo tagliato una grande quantità di acqua, circa l'80%, e il cliente riceve le stesse caratteristiche e i prodotti chimici dal punto di vista del solido su un supporto di natura cartacea. Assolutamente facile da applicare con qualsiasi rotopressa o pressa piana, permette di trasferire nella totalità della pelle il finishing desiderato, partendo dai colori trasparenti al bianco e al nero e poi con tutti i pigmenti e finishing possibili e utilizzabili in azienda possiamo ampliare la gamma cromatica nei colori desiderati dal cliente stesso. Nel secondo mondo, ed introduciamo il tema del clean landscape, sempre di più sappiamo quanto le persone, sia negli ambienti quotidiani, pertanto abitazioni o palazzi, sia all'interno dei propri vani abitativi, desiderano sempre una maggiore presenza di piante o di fiori, ragione per cui aspetto fondamentale per la prossima stagione invernale è quello di proporre un nuovo tipo di vegetale. Noi non abbiamo proposto una pelle pieno vegetale, ma abbiamo proposto una pelle vegetalizzata, pertanto partiamo da una pelle base conciatura cromo che abbiamo vegetalizzato, ma se vedete il movimento che io compio, vedete lo spessore e vedete il tipico colore del vegetale, vi rendete conto che la differenza col vegetale 100% è quasi praticamente a zero. Abbiamo poi fatto un lavoro molto importante con tutta la parte tecnica dell'R&D del finishing a livello di copertura del fiore, mantenendo comunque l'aspetto brillante e trasparente tipico della conciatura classica del vegetale rullato. Il terzo tema che desidero introdurvi è il tema del chess match. Logicamente parliamo di pelletteria classica, argomento ancora fondamentale, grazie al cielo, all'interno di tutte le collezioni, di tutti i brand o delle aziende di moda di comune rintracciabilità all'interno di qualsiasi città o mall. Pertanto il primo articolo è l'articolo Milano. L'articolo Milano è un mezzo vitello spessore 1,1 europeo
dove abbiamo lavorato sull'idea di una vecchia pelletteria anni 70 a portafoglio. La pelle è rifinita e ha un leggero pull-up che gli permette, nelle fasi di costruzione, di avere un aspetto di armonia morbida della trasparenza del fiore nella costruzione. Il secondo articolo che desidero proporvi è invece l'articolo Atlanta. Nell'articolo Atlanta quello che noi desideriamo mostrarvi è una pelle adattissima per ciò che riguarda il mondo della stivaleria a tubo, sempre con un effetto leggero di pull up, totalmente rifinita a base di pigmenti trasparenti. Il terzo prodotto che fa riferimento al mondo del chess match, pertanto dell'elegante, parliamo dell'articolo Dublin, dove noi introduciamo una nappa prebottalata, sempre rifinita con il sistema upgrading. Abbiamo una pelle leggermente più coperta rispetto all'articolo che poc'anzi vi ho introdotto, che è l'articolo Atlanta, ma in ogni caso abbiamo un'ottima mano e tatto e logicamente, essendo prebottalata, abbiamo una visione del fiore più marcata a livello superficiale. Il quarto tema che desidero introdurvi per la prossima stagione è il wool protein. Il wool protein trattasi di un lavoro molto importante compiuto all'interno del mondo delle croste e degli scamosciati in genere. Sia nello spessore più pesante che nello spessore più leggero, l'obiettivo che ci siamo posti era quello di poter ottenere una crosta con un lato camoscio molto molto chiuso, ma che fosse il più piacevole al tatto. Anche nel lato scarnato della crosta la pelle è talmente così voluttuosa e così piacevole alla mano da rendere difficile la comprensione di quale sia la parte corretta da utilizzare da parte dell'utilizzatore finale. E ripeto a dire con molta piacevolezza, sia la pelle più pesante che la pelle più leggera sono estremamente facili per qualsiasi tipo di utilizzo che il cliente volesse farne, pertanto calzatura, palletteria o accessori in genere. Ci siamo comunque anche ricordati di un altro argomento molto importante, che è la nobilitazione della crosta e di come il soft vintage sia uno degli argomenti importanti ancora per la stagione prossima, ragione per cui abbiamo due articoli totalmente differenti ma molto accattivanti dal punto di vista del look e dell'aspetto estetico e della mano. Primo articolo è il Belize. Trattasi sempre di una crosta base conciatura cromo, spessore 1,4-1,6, totalmente reversibile. Come potete ben vedere, la crosta ha un aspetto di piacevolezza in entrambi i lati. Questo è dato sia dall'aspetto della conciatura sia dall'aspetto della rifinizione con il film Microtech, che tende a chiudere il lato della parte scarnata della pelle, sia dalla parte scamosciata, dove è ancora molto ben visibile sempre l'aspetto del coccodrillo nel disegno Ombek, pertanto di avere questo disegno del cocco selvaggio tipico in, diciamo, nelle applicazioni del mondo delle cinture o del mondo delle cinghie in genere. Interessantissimo è anche l'articolo London. L'articolo London è anche un salto che il Dipartimento R&D Finishing di TFL ha compiuto, perché è riuscito ad integrare sia l'aspetto dell'invecchiatura, dell'aspetto classico della crosta vegetale con un aspetto molto vetrino, sia dall'altra parte con un aspetto di chiusura e di effetto di termoscurimento piacevole anche dall'altro lato. Di conseguenza, il cliente, sia per ciò che riguarda il mondo delle cinture, sia per ciò che riguarda il mondo della pelletteria, ha la possibilità di utilizzare il pellame da entrambi i lati e di avere nella stessa pelle due effetti totalmente differenti, ma molto ben amalgamati. Il quinto tema che desidero introdurvi è il National Bureau. Quando parliamo di National Bureau parliamo di anti-invecchiamento della pelle.
Per ciò che riguarda il National Bureau, l'articolo più importante trattasi dell'articolo Oslo. L'articolo Oslo è un mezzo vitello di natura europea, spessore 1,4-1,6, conciatura al cromo, con una caratteristica molto importante, è il fatto che il tipo di conciatura e riconcia che l'R&D TFL ha compiuto in botte è stato quello di poter dare un effetto di chiusura del Nabuc, mantenendo comunque l'aspetto di mano molto morbida, e nella fase di utilizzo della nostra pelle non abbiamo nessun tipo di rottura o di invecchiamento. Altra caratteristica importante, come vi ho fatto vedere con questo effetto di suono, la pelle e l'aspetto Nabuc non viene assolutamente messo a repentaglio anche quando lo vado a utilizzare e a toccare, proprio per questa caratteristica della repellenza anche a oli e ad acqua in genere. Sempre nel mondo dell'Apoland Survivors, altro argomento molto importante che riguarda la pelletteria da viaggio è l'articolo Genève. La caratteristica importante dell'articolo Genève è quello di poter integrare all'interno della stessa superficie due tipi di stampe. La prima è quella del coccodrillo, che continua ad essere un argomento molto importante per la prossima stagione. Dall'altra parte, la grana naturale che si viene a creare nella fase di lavorazione e nella fase di bottalatura. Importante in questo tipo di pellame e in questo tipo di stampe e definizione è l'aspetto più naturale che si ha di un prodotto estremamente pigmentato, ma comunque in ogni caso la rotondità rimane sempre molto piacevole per sia le collezioni uomo-donna, accessori e zaini, sia eventualmente anche per dei bellissimi ankle boots. Penultimo argomento per chiudere la nostra presentazione e per introdurre il tema dell'Apoland Survivors, come vi ho appena detto poc'anzi, il tema di un aspetto soft vintage e comunque di un'idea di concetto di salvatore della natura che corre e che cerca di salvare questo pianeta dai molteplici problemi che tuttora ci pervadono. Uno degli argomenti e degli articoli che probabilmente aiuterà questo salvatore del pianeta abbiamo l'articolo Edinburgh. L'articolo Edinburgh trattasi di un mezzo vitello di origine Sud Europa, spessore 1,4-1,6 riconcia flotter, che il reparto finishing R&D TFL ha rifinito con una grana stampata, ma che mantiene anche dopo la sua nobilitazione a spruzzo e a gemata e in rotopressa un aspetto molto naturale e di un effetto bicolore nel tono, senza andare ad accentuare l'aspetto lucido della punta. In questo caso l'aspetto più importante è il fatto della rotondità morbida del pellame. Altro tipo di argomento che noi desideriamo proporvi è l'articolo St. Moritz, adattissimo per ciò che riguarda tutto il mondo dei polacchini. È una nappa con un tatto estremamente siliconico, repellente a qualsiasi tipo di agente atmosferico. Mi auguro che la presentazione sia stata di vostro gradimento e vi attendiamo alla prossima stagione primavera-estate. Grazie, ciao ciao!